Buon pomeriggio a tutti, con Andrea Berardinelli ci troviamo nella stanza del sindaco Andrea Scordella che ringrazio, il sindaco di Silvi, e alla mia destra c'è l'assessore al turismo Giuseppina Di Giovanni. Come dicevi tu, alle nostre spalle c'è la bandiera blu che è una riconferma per Silvi che insieme a Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Fossa Cesia, Vasto, San Salvo, Scanno e la new entry Villa Lago nel 2019 ha ottenuto questo vessillo che viene conferito dalla FAE insieme ad associazioni e istituzioni internazionali per la qualità delle acque della balneazione, ma non solo. E chiedo subito al sindaco Scordella, da quanti anni Silvi si può fregiare della bandiera blu? Questo riconoscimento, buongiorno a tutti, questo riconoscimento è a Silvi dal 2008. Siamo veramente felici di aver riconfermato anche per il 2019 la bandiera blu, un riconoscimento importantissimo per il territorio, e a questo, diciamo, riconoscimento si sono seguiti anche la riconferma della bandiera verde come città a misura di bambino e soprattutto quest'anno come novità il circuito FIAB, le Bike Smile, che siamo entrati come comuni ciclabili d'Italia. Dunque, una qualità turistica per il territorio che ci può far ben sperare per il futuro di questa località. E a proposito di qualità turistica, quali sono stati i punti di forza grazie ai quali Silvi ha ottenuto anche quest'anno la bandiera blu? Allora, innanzitutto la qualità delle acque, ma questo naturalmente è scontato per chi ottiene la bandiera blu. Abbiamo in questo anno abbiamo portato avanti un monitoraggio ambientale, nel senso i depuratori, gli scarichi, ma soprattutto le spiagge pulite e servizi che hanno offerto i balneatori e che continuano a offrire. Naturalmente un punto di forza per noi è la raccolta differenziata che abbiamo diffuso in tutte le spiagge, e che quest'anno andremo ancora di più a controllare perché è un punto importante per l'ambiente. Inoltre facciamo parte anche dell'area marina protetta e della Torre del Cerrano, per cui come paese facendo parte di quest'area marina protetta stiamo portando avanti tanti progetti per quanto riguarda il turismo ecosostenibile. Questo è un punto importante di forza che ci ha aiutato anche ad ottenere la bandiera blu, oltre naturalmente, come ho detto, l'acqua pulita e i servizi eccellenti. E dunque, in conclusione, sappiamo che sono tanti i turisti che scelgono di trascorrere le proprie vacanze a Silvi da tutte le regioni italiane, anche dall'estero. Sindaco, quali sono però dall'estero i turisti da quali principali paesi scelgono Silvi? Allora, un turismo estero tradizionale dei paesi della Germania, dei paesi, diciamo, del nord Europa. Si stanno affacciando molti paesi dell'est, soprattutto i russi, dai complessi turistici che abbiamo. Dunque stiamo aprendo nuove frontiere, nuovi orizzonti con i paesi balcanici. Questo è fondamentale per indirizzare un target sul territorio che ci possa finalmente rilanciare, perché Silvi lo merita, perché Silvi è un quarto di secolo che fa turismo attivo, soprattutto familiare, e dunque abbiamo veramente la voglia di dare un segnale diverso per questa prossima stagione estiva. E a proposito della prossima stagione estiva, assessore Di Giovanni, perché chi ci sta seguendo dovrebbe scegliere proprio Silvi quale meta turistica? Innanzitutto l'ho detto prima, perché le spiagge sono attrezzate e belle e perché vogliamo offrire al turista un nuovo turismo ecosostenibile, che ormai diciamo, il turismo del futuro, e anche perché ci stiamo attrezzando per favorire l'eliminazione delle macchine con una bella pista ciclopedonale, con dei progetti che riguardano l'affitto di bike che porteranno a visitare tutto il territorio, e perché comunque è una città veramente tranquilla e comunque a livello naturalistico eccellente. Grazie all'assessore Giuseppina Di Giovanni, al sindaco Andrea Scordelli, a tutta l'amministrazione comunale, agli operatori turistici che svolgono la loro attività a Silvi. Grazie ad Andrea Berardinelli, la linea torna allo studio. Grazie.